Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio. Mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Ecco le formazioni delle due squadre. La gara. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Allarga sulla fascia. Una buona palla, spazio per cercare il VAR. Ci mette la testa. Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Sulla fascia, è libero. Mandzukic. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Bernardeschi. L'appoggia sulla fascia. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Lichtsteiner prova il tiro e hanno sfiorato il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. E fa su il rinvio degli avversari. Vuole la profondità. Higuain riceve la palla. Higuain! Allontana il pallone. Khedira. Buon lancio. Ottimo da Epai. Pallone in mezzo. Tiro. Badeli. Tiro. Cerca spazio per l'affondo. Se ne va. Cerca un compagno. Higuain. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Badeli. Perde il duello fisico con l'avversario. Badeli la mette in avanti. È riuscito a passare. Simeone avanza verso la porta. Simeone! Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. E il primo tempo finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso.
Si riparte per il secondo. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Cristiano Biraghi. Badeli. Simeone. Palla giocata alta sulla fascia. Marchisio riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Pjanic. Pjanic. Prova a prolungare. Higuain! E trova il fondo della rete! È arrivato il gol del vantaggio. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca d'istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Sì, è vero che stanno vincendo per 1-0, ma non possono stare tranquilli. C'è ancora tanto tempo. Ora il loro primo pensiero deve essere difendere il vantaggio fino alla fine, ovviamente. Ma devono fare attenzione a non... Mandzukic! La Fiorentina non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Cristiano Biraghi la mette in area. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Arriva Higuain. Marchisio. Gioca con un pallone lungo. Non può sbagliare. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Cristiano Biraghi. Badeli prova la verticalizzazione. La vittoria nelle loro mani. Ottiene un buon calcio di punizione. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Barzagli cerca di allungare il gioco. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato.